Col nuovo DPCM in perfetta coerenza con i provvedimenti adottati sino ad oggi abbiamo introdotto misure proporzionate, adeguate alla situazione attuale. Noi siamo in una situazione, se posso dire, di sostanziale stabilità per quanto riguarda la curva epidemiologica, con dei lievi segnali di ripresa nel numero dei contagi. Stiamo facendo bene e stiamo facendo anche meglio se compariamo ai paesi che direttamente sono confinanti con cui possiamo misurare la curva dei contagi, dove invece, come state vedendo, la curva dei contagi è tornata a risalire. Noi siamo stati il primo paese occidentale, ricordiamocelo, ad essere stati colpiti dal virus, ma siamo usciti alla fase più acuta prima degli altri. Abbiamo introdotto delle misure che sono state riprodotte in altri ordinamenti giuridici. Oggi il tasso dei contagi in Italia è tra i più bassi dell'Unione Europea, sottolineiamolo, come risulta dagli ultimi dati pubblicati proprio ieri dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. L'Italia riceve attestati da tutto il mondo, ma questo è merito di voi cittadini che ci state ascoltando, perché è col vostro comportamento responsabile che noi stiamo ottenendo risultati. Dobbiamo perseguire, quindi nel nuovo DPCM troverete la proroga sino al 7 settembre delle misure precauzionali minime che sono attualmente in vigore. Ci sarà ancora l'obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi e accessibili al pubblico, il distanziamento rimane di un metro, il divieto di assembramento rimane e ovviamente la raccomandazione di lavarsi e disinfettarsi le mani costantemente. Sono delle regole minime. Noi non vogliamo nuove restrizioni, anzi abbiamo previsto la ripartenza per le navi da crociera dal 15 agosto. Abbiamo prevista la ripresa di alcune attività economiche come quelle fieristiche, ovviamente con allestimenti che possono partire subito dalla pubblicazione del DPCM e poi invece le fiere vere e proprie dal 1 settembre. Abbiamo previsto altre riprese, ma ovviamente tutto questo bisogna farlo con responsabilità. Bisogna essere assolutamente attenti, accorti, intelligenti, mi permetto di dire. Non dobbiamo ritornare indietro e vanificare tutti gli sforzi sin qui fatti. Quindi io capisco che questo è il periodo caldo, più caldo dell'anno. Capisco i giovani che hanno desiderio di divertirsi, di movide, però attenzione, bisogna muoversi in modo responsabile. Responsabile perché al di là della propria salute dobbiamo preoccuparci anche della salute dei nostri cari e soprattutto delle persone più fragili, più vulnerabili.